facce sorridenti anche perché dopo il primo ostacolo, la prova scritta, l'estate si avvicina. Certo mancano la seconda e la terza prova e il colloquio orale, ma gli oltre 2000 maturandi piacentini oggi hanno rotto il ghiaccio. Gettonatissimo il saggio breve tra le tracce scelte. Siamo stati all'esterno dei licei Gioie e Respighi dell'Istituto Romagnosi. Io ho scelto il saggio breve, ambito socio-economico. Erano temi, tracce che ti aspettavi in qualche modo, sui quali eravate stati preparati? Beh, io non mi ero fatta, diciamo, delle ipotesi, così non mi sarei trovata spaesata, ma comunque ho detto così. Come pensi sia andata? Ma spero bene. Tu che traccia hai scelto? In ambito scientifico era sui robot e loro utilizzo nell'educazione, più la robotica che i robot in realtà. Soddisfatto quindi? Ma abbastanza soddisfatto, poi al di là del mio tema la traccia era interessante, quindi. Saggio breve, oddio, cos'è? Socio-economico. Socio-economico, quindi tecnologie applicate al lavoro. E per quanto riguarda le notti, l'agitazione, hai dormito bene in questo periodo? Benissimo, giuro, benissimo. Infatti non vedo l'ora di uscire e come va. Che estate ti aspetta? Spero piena di gioia e non so, voglio godermela fino in fondo. Che voto ti daresti? Io 15, no, scherzo, dai, 10, va benissimo. Che traccia hai scelto? Disastri e ricostruzioni, quella dei terremoti, sì, mi appassionava, diciamo, questo tema e quindi ho scelto alla fine quello. Era un tema che avevi seguito anche nell'attualità, sì, negli ultimi tempi. TV, quindi era anche facile alla fine come traccia. C'è un obiettivo finale, un voto finale a quale... In realtà no, cioè, spero di uscire e vediamo, cioè, un obiettivo non me lo sono ancora posto. Spero di cosa vorresti fare? Quello ci penserò appena cioè se esco ci penserò, utilizzo quest'estate per pensarci, però adesso non ho ancora bene le idee chiare. Però dai, se devo uscire almeno non proprio con 60, un po' di più dai. Ti mai riagitato ieri? Ma abbastanza, anche stamattina. Però poi le tracce non erano neanche molto difficili, ecco, una cosa fattibile. Delle prove che vi aspettano in questa maturità, quale ti spaventa di più? Ma sicuramente la terza prova, quella è la più difficile. Devo dire che se fosse stato un tema in classe saremmo stati un po' più rilassati, un po' l'ansia dei prof che girano e tutto, però per il resto è andata bene. Il Ministero ha proposto l'analisi del testo di un brano di Giorgio Caproni, mentre il saggio breve in ambito artistico-letterario si occupava di idillio e di minaccia nei confronti della natura. Altri argomenti che si potevano sviluppare, quello dei disastri e della ricostruzione, oltre alla robotica, le nuove tecnologie nel mondo del lavoro. Per il tema storico, gli studenti sono stati invitati a riflettere sull'Italia del dopoguerra e gli anni del boom economico tra il 50 e il 60.